Ciao a tutti gente, sono Dili, benvenuto, bentornato sull'altro fumetto e benvenuto al video acquisti del Comic Con 2022. Comic Con al quale non ero mai stato nella mia vita, mi è piaciuto tantissimo, io non ero nemmeno mai stato a Napoli nella mia vita e anche Napoli ammetto che mi sia piaciuta tantissimo, ma avremo modo di parlarne, c'è un sacco di roba, quindi cominciamo subito. Il mondo più pazzo del mondo di Astutillo Meriglia, un volume comico. La maggior parte dei volumi non li ho ancora letti perché sono tornato tipo ieri dal Comic Con, ma questo l'ho letto, questo e alcuni altri li ho letti in treno mentre tornavo da Napoli. Molto carino, un volume assurdo, ironico. Probabilmente conoscerete già l'autore, faceva questa serie su YouTube con questi preti qui. Un volume che ci mostra Dio che crea l'umanità. È una serie di storie collegate tra loro, assurde, ironiche, divertenti. Una comicità molto 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 simpatica. Ve l'ho detto mille volte, la comicità è una cosa molto particolare perché o vi fa ridere o non vi fa ridere, cioè nel senso... c'è poco da fare. Personalmente questo mi ha colpito, mi ha intrattenuto, mi ha divertito molto. Appunto, ci sono letto io e la mia ragazza in treno e ne basta proprio la pena, perché ci sono alcune storie assurde, deliranti, fuori di testa, sulla creazione dell'uomo, sulla religione, sull'assurdità di alcune cose della religione. Quindi veramente un volume sull'assurdità della politica. Qui c'è un dibattito politico veramente surreale, super divertente. Quindi un volume che io vi straconsiglio. Freakies della EHM Autoproduzioni. Tra l'altro ringrazio l'autore per Sketch Dedica, guardate che figo, si è messo lì in fiera a farmi questa roba super bellissima, lo ringrazio tantissimo. I Freakies erano una comunità punk cubana tra gli anni 80 e 90, dei controrivoluzionari che sono stati perseguitati, ne hanno fatte e subite veramente di tutti i colori. Allora all'interno di questo volume ci sono diversi stili grafici, hanno lavorato molti autori e autrici, qua vedete alcuni nomi. Mi incuriosiva veramente un sacco, quindi me lo sono recuperato. Se non ricordo male potete ancora andare a leggere alcune di queste storie, se non tutte, non lo so sinceramente, sul loro sito. Ve lo metto in descrizione, quindi andate a dare una spulciata perché secondo me è una storia super figa. Nagasaki Doll Short Stories from a Sick World, un volumetto su questa ragazza con dei... ragazza o bambola in realtà con dei poteri psichici, un volume disturbante, violento e assurdo, sono tutte quante storie brevi. Questo ho già avuto modo di leggerlo, anche perché è quasi tutto muto tranne le ultime parti. Allora, carino, non vi nego che non mi ha colpito più di tanto. Probabilmente questa in realtà, e io lo dico per ignoranza, probabilmente lei è un personaggio del fumetto del passato che non conosco, quindi probabilmente c'erano dei pregressi che non so, quindi colpa mia non essere riuscito a fruirne eccessivamente bene. Appunto, alcune storie mi hanno colpito, mi hanno fatto sorridere, altre un pochino meno, altre sono delle chiare critiche sociali alla società contemporanea e quindi comunque molto interessanti. Mi piaceva comunque lo stile grafico, quindi comunque non mi ha fatto impazzire, ma sono felice di averlo recuperato. E sempre da In Your Face Comics, da cui ho recuperato quel volume lì, ho recuperato questo The Bone Machine di Officina Infernale. Questo non so neanche di che cosa parli, ma è Officina Infernale e io con dei disegni così lo recupero a mani basse perché mi incuriosisce un sacco. Sembra una roba... la diabolica perversione del rock and roll, sembra una roba veramente fuori di testa, su, non so, sembrano un gruppo musicale barra lottatori messicani, non lo so, veramente non so di che cosa parli, ma mi ispira tantissimo. Appunto, Officina Infernale, lo lavoro, metto lì tipo la pasta, lavoro Officina Infernale, no, lo adoro e mi ispira tantissimo. Appunto, lo leggerò, avremo modo di parlarne sicuramente. Stick It Up di Spugna, un altro spin-off del mondo di The Last Kingdom. Ringrazio tantissimo Spugna per Sketch e Dedica che mi ha fatto nel video che avete poc'anzi potuto vedere. Ho già avuto modo di fruirne, anche perché è un volume muto, storia super divertente. Io adoro il fatto che Spugna stia facendo questi spin-off e ogni spin-off abbia un'idea folle
con sé. Cioè ogni spin-off ha un'idea narrativa di sperimentazione folle, mi sta piacendo tantissimo questa cosa. Anche questa è un'idea narrativa folle. Torna un personaggio, un mago che abbiamo già avuto modo di conoscere nella saga principale di The Last Kingdom. Un volume che comunque, anche se non avete letto The Last Kingdom, potete tranquillamente fruire di questo volume, ma io The Last Kingdom ve lo consiglierò sempre e comunque. Molto interessante. Un volume del quale si può... di cosa parla? Può parlare delle aspettative deluse, può parlare di... veramente di tante cose. Ci possono essere tanti messaggi dietro questo volume, ripeto, muto. Può essere anche semplicemente un volume di mazzate, guerra e violenza, perché effettivamente ce n'è e tanta, ci sono un sacco di botte. I pochi colori che ci sono sono rappresentati dal sangue e dalla pelle di una determinata persona, ma non vi dico di più per non spoilerarvelo qualora voleste leggerlo. Ne vale un sacco la pena. Ho avuto modo di leggerlo, appunto, tra virgolette, perché muto sul treno di ritorno, ho già scritto a spugno, fate i complimenti perché è veramente bello e aggiunge un tassellino di follia a questa saga divertentissima. Può essere anche vista come un'estrema metafora del riciclaggio. Leggetelo e capirete. Quindi comunque secondo me super approvato. Lo fallo perduto, che volevo recuperare da un sacco di tempo, sempre Hollow Press, esattamente come il volume di Spugna. Una storia disturbante, assurda, a tratti horror, a tratti splatter, a tratti disturbantemente erotica. Sto cercando di qualcosa da potervi far vedere senza turbare troppo YouTube, che poi se la prende a male. Veramente un volume particolare, interessante dall'aspetto grafico quasi gore, appunto, e splatter, è assurdo. È veramente da parecchio che volevo recuperarlo, quindi l'ho visto lì, ho detto vabbè, quello di Spugna devo prendere, ho detto prendo anche questo, today is the day, quindi l'ho recuperato. Non ho ancora avuto ovviamente modo di leggerlo, vorrei mostrarvi molta più roba, ma alcune non ve le posso mostrare. Comunque, disturbante, perverso, veramente, sono super curioso. Ne approfitto per ricordarvi che in descrizione trovate i link di Amazon per comprare alcuni di questi fumetti. Qualora questi fumetti non fossero su Amazon, cerco di mettervi i link alle varie case editrici, alle varie realtà editoriali che li hanno pubblicati. Così potete andare direttamente dalla realtà editoriale di turno e recuperarli. Al Comic-Con non ero solo, però, perché c'era anche la mia dolce metà ed era la prima volta che veniva a una vera fiera del fumetto. Le è piaciuta un sacco e ha recuperato anche lei un po' di cose. Tra queste cose c'è La Voce delle Cose, volume che ha letto in treno, abbiamo letto un sacco nel ritorno. Volume super 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 carino sul mutismo di una bambina, quindi parla del linguaggio dei segni, parla della appunto delle difficoltà di questa bambina nei confronti del mondo. Un volume anche con dei colori veramente belli, tutto pastelloso, molto fiabesco e molto particolare. Voglio assolutamente fruirne anch'io perché mi incuriosisce molto. Lei ha già avuto modo di... anche questo è quasi un silent, praticamente un fumetto muto, e quindi dire leggere magari non è sbagliato, ma questa gag del leggere, non leggere, fruire l'abbiamo già superato ormai da tempo. Guardate che pagine bellissime che ci sono, veramente bellissime, e anche la storia pare essere molto toccante, mentre la mia ragazza. Quelli della Comic Out a me piacciono tantissimo, fanno dei gran bei lavori a dei prezzi super accettabili. In più in fiera facevano anche lo sconto su diverse cose, quindi ha recuperato questo e voglio leggerlo, fruirne, osservarlo anch'io. Giù le zampe, sempre Comic Out, sempre recuperato dalla mia dolce metà, una storia vera, un volume che osservavo già da un po'. Un volume sulla violenza sui bambini. La mia ragazza è molto appassionata sia di narrativa per l'infanzia che di narrativa sull'infanzia, perché sta studiando per diventare una maestra. Questo parla di violenza sui bambini ed è un po' che l'avevo visto, l'avevo adocchiato. Deve essere un volume veramente molto intenso, quindi comunque voglio mettermici e provare a leggerlo, anche se appunto la tematica sicuramente non è delle più delicate e leggere. Il tratto è molto... è molto carino nonostante il tema forte. Appunto, quelli della Comic Out fanno veramente un sacco di volumi fighi. Ovviamente quando si va a una fiera bisogna fare una selezione, perché non puoi recuperare il mondo, anche perché oltre che perché non è che abbiamo soldi infiniti io e la mia dolce metà. In più c'era il fatto che comunque tutta la roba che prendevamo poi dovevamo riportarcela a Torino, comprese i vestiti e i bagagli e tutta la roba, quindi non potevamo caricarci eccessivamente. Per quelli della Comic Out avevano un sacco di roba fighissima che mi ispirava un sacco, quindi devo spulciare assolutamente di più la loro roba.
Dunque, prima di andare avanti, di proseguire con gli altri acquisti, ci sono ancora delle bombette veramente fighe. Com'è stato questo Comic Con? Allora, a me è piaciuto tantissimo. È piaciuto tantissimo per come è studiato, per come è pensato. Calcolate che io sono andato un giorno solo, il 25 aprile, quindi l'ultimo giorno. Quindi alcune cose addirittura non c'erano più. Ad esempio, il collettivo anti-fanzine non c'era più, perché aveva messo nella parte self, aveva messo un cartello con scritto che avevano venduto tutto, quindi non è che stavano a fare l'ultimo giorno. Sono felicissimo per loro, mi dispiace perché avrei voluto comprare anch'io qualcosa da loro. E la cosa bella è che ho avuto modo di parlare con molti autori e autrici durante la fiera. Tutti quanti mi hanno confermato la stessa cosa, tutti quanti mi hanno detto la stessa identica cosa, ovvero che se in altre fiere gli autori, gli autrici, gli autor, tutto quanto vengono trattati veramente male, cioè nel senso non conti assolutamente, o sei zero cacare o non conti niente, al Comic Con no. Al Comic Con veni veramente coccolato e trattato bene, c'è veramente un sacco di attenzione in tanti piccoli particolari anche dell'organizzazione per gli standisti, quindi c'è veramente una grande cura per chi sta esponendo, per chi sta portando il proprio lavoro, e questa cosa è fantastica. C'è una grande cura anche nei confronti del pubblico, c'è molta attenzione, c'è molta assistenza, c'è molto aiuto anche fuori per fare la coda, c'è gente che ti chiede che biglietto hai, in che coda devi andarci, c'è molta organizzazione. Ora, io non sono mai andato, quindi non posso fare paragoni con gli anni precedenti. Probabilmente c'era anche il fatto che dopo X anni, che un paio di anni che non veniva fatto a causa del Covid, c'era anche la voglia da parte dell'organizzazione del Comic Con di fare una bella fiera, e secondo me ci sono riusciti. Molte cose, appunto, alcune cose penso di non averle viste perché comunque la gente era tanta, io sono andato un giorno solo e dovevo girare un sacco di stand, quindi alcune cose me le sono sicuramente accannate, mi sono accannato, non ho visto lo stand della Jundo, mi dispiace un sacco, volevo passare a salutarli. Anche altre persone che so che c'erano in fiera non l'ho vista. Comunque, a parte questo, secondo me è una fiera promossa al 100%. Mi è piaciuto un sacco, molto bello come strutturata, perché è in una specie di parco, quindi ci sono tutti i vari padiglioni al chiuso con le varie case editrici, gaming, gioco da tavolo, quindi sono anche abbastanza divisi per settore. E in mezzo invece c'è questo verde in cui ti puoi svaccare ed è bellissimo, perché è un po' di decompressione tra uno stand e l'altro, è veramente geniale. Hanno annunciato che il prossimo anno faranno due edizioni, quindi una sempre a Napoli e un'altra a fine giugno, se non ricordo male, a Bergamo. Sono molto curioso, andrò assolutamente a quella di Bergamo, se ci mettono lo stesso impegno e la stessa passione risulterà una grande, grande, grande fiera. Sono veramente felice di quello che mi hanno detto tutti quanti gli addetti ai lavori, ovvero che si sono sentiti trattati bene, e anche io da pubblico mi sono sentito proprio trattato bene dall'organizzazione, quindi strapromosso. E poi muori una storia horror neomelodica, non ho la più pallida idea di che cosa parli. Ringrazio l'autrice che si chiama Federica Ferraro per, ve lo prendo, Sketch e Dedica, guardate che bellino me l'ha fatto lì sul momento, della Sputnik Press. Mi ha talmente colpito a livello grafico che non so neanche bene di che cosa parli, io me lo sono addirittura preordinato, cioè l'ho preso prima e sono passato a ritirarlo in fiera. Mi ispira un sacco, guardate questo stile che è un po' alla... è un po' tra GP e Zuzu, quindi una roba un po' così. Deve essere una storia veramente di specie di provincia, una storia di ambientata nei quartieri della provincia di Napoli, una storia veramente cruda e forte, dovrebbe essere, avevo intraletto qualcosina della trama, non so dirvi più, quindi non mi ricordo benissimo, quindi non vi sparo cose a caso, ma avremo modo di parlarne perché deve essere veramente figo e veramente questi disegni bomba. Le Famelliche Avventure di Uko, prima graphic novel uscita del BMR Books, se non sbaglio è la prima graphic novel, perché loro avevano già una rivista, ma andiamo a vederla dopo. Prima graphic novel di Federico Gaddi, che mi ha fatto uno sketch e dedica fighissimi, guardate che bellino, veramente molto 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 bellino. Sì raga, io in fiera mi faccio dedicare i volumi spesso ad Andrea, che è il mio vero nome, semplicemente perché dire Dili con la mascherina non si capisce, ci mettiamo 40 minuti a dire Dili, di fare lo spelling, quindi Andrea va benissimo. Un volume super interessante su questo, ho cominciato a leggere solo la prefazione in treno, poi ho capito che era un volume intenso che andava letto con calma, un volume metaforico sulla crescita, sull'adolescenza, un volume che ci mostra questo, fondamentalmente questo zombie a girare nel mondo, quindi questa metafora della voglia di mangiare e di cibarsi e di tornare alle
all'essenza dell'essere umano, quindi alle esigenze primordiali. Questa creatura con questo buco nello stomaco, con questo buco nella pancia, quindi questa metafora di volersi sempre riempire questo specie di buco interiore, appunto, mi incuriosisce un sacco, quindi l'ho recuperato, deve essere veramente figo, a livello grafico mi piace molto e appunto deve essere veramente un bel volume. In più c'era la piccola cosa che se compravi questo volume ti regalavano dell'erba legale, quindi c'era un pacchettino d'erba che ho già aperto semplicemente per sentire il profumo dell'erba al suo interno, solo per sentire il profumo. Bad Moon Rising Magazine, il numero 1 appunto della Bad Moon Rising BMR. Il volume 1 mi piace tantissimo che abbiano messo questa cosa qui con scritto la rivista che ha perso al premio Bartoli 2018. Mi fa morire questa cosa. Una rivista contenitore, ho preso il numero 1 perché mi incuriosiva, volevo vederlo. C'erano alcune avventure che in realtà avevo, alcuni sketch che avevo letto comunque seguendoli sui social. Alcuni personaggi che avevo avuto modo di vedere appunto sui loro social, quindi almeno il numero uno lo volevo avere. 5 euro, una bella rivista interessante, con anche qualche articolo al suo interno. Sono felice di averla recuperata. Poi vi ricordo che qualora vi facesse piacere, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, il tastino è lì sotto ed è gratis, anche il like. Mr. Mountain del progetto Finestrini, vi lascio il video che avevamo fatto di Finestrini con, non mi ricordo il nome di lei, quindi chiedo scusa, non me lo ricordo in questo momento. Abbiamo fatto appunto questo video al Bombetta Fest su Finestrini, su diversi volumi. Sono piccoli volumetti con vari autori, autrici del mondo del fumetto che presentano storie brevi. Questo l'ho regalato io alla mia ragazza. Un volume molto tenero, molto delicato, veramente bello. Anche questo Silent, se non ricordo male. Io e la mia ragazza non abbiamo voglia di leggere, compriamo un sacco di roba Silent. No, ci ha colpito, l'ha colpita molto il livello grafico. C'è questa ragazzina che gira in questa specie di parco dopo una pioggia e scopre questo splendido mondo quasi incantato, che in realtà non ha niente di fantasy, ma è veramente molto delicato e disegnato così bene da sembrare una fiaba. Veramente interessante, di Silvia Trappa in questo volume. Un progetto super interessante, Finestrini, appunto, vi rimando al video per scoprirne di più, e questo qua me lo spulcerò anch'io super volentieri. E giungiamo agli ultimi titoli con il numero 2, nonché conclusivo, se non sbaglio, di Locust. Una storia della quale avevo già avuto modo di parlarvi, nel numero 1 avevamo già parlato perché me l'avevano inviato proprio quelli di Leviathan Labs. Tra l'altro ho visto i ragazzi di Leviathan Labs, super simpatici, sono stati qua a fare quattro chiacchiere anche con Massimo Rosi, non li avevo mai incontrati dal vivo, ho avuto modo di intervistarli in varie sedi online, ma dal vivo non ce l'avevo mai visti. Anche loro molto felici del Comic-Con. Ma parliamo di questa storia. Si svolge in due archi temporali, ovvero durante l'invasione di questa specie di locuste, o meglio, che comunque il richiamo biblico è subito chiaro e facile e immediato, in cui le persone si trasformano in locuste, e poi vediamo anni dopo questa persona aggirarsi in questo mondo post-apocalittico. Molta critica alla società, molta critica alla religione, c'è comunque una visione del post-apocalittico molto particolare, appunto anche queste locuste che invadono sono una cosa molto biblica, ricordano le piaghe d'Egitto, quindi una saga post-apocalittica horror veramente figa. Il primo numero mi è piaciuto un sacco, non vedo l'ora di sapere come si concluda. E prima di mostrarvi l'ultimo volume ringrazio quelli del Leviathan Lambs che mi hanno regalato questa lattina in limited edition di Street Angel, che è un volume tra l'altro loro che non ho ancora avuto possibilità di recuperare, non l'ho ancora recuperato appunto al Comic-Con, purtroppo bisogna fare delle selezioni, non si può recuperare tutto, ma anche questo deve essere veramente super figo, e li ringrazio, non l'aprirò ovviamente, la terrò
come cosa da collezione, ma ho recuperato un altro volume loro che mi incuriosiva un sacco, un volume che ha vinto anche diversi premi, ovvero Beaten Road, il numero 1. Questa storia, che ovviamente non ho ancora avuto tempo di leggere, così proprio senza sapere un granché, una storia di cacciatori di mostri. Non so, mi sembra un po' un Umbrella Academy fuori di testa, però appunto non ho ancora avuto modo di fruirne. Disegni super 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 fighi, guarda questa tavola qua che bella. Ha vinto, vi ripeto, diversi premi questa storia, deve essere veramente super interessante, una saga molto particolare, molto eccentrica, che sembra correre 200 all'ora perché ogni pagina è piena d'azione, di scontri, di follia, quindi sono super felice di averlo recuperato e mi incuriosisce un sacco, e anche questo, lo leggiamo e ne parliamo. E quindi, insomma, sta per finire questa Comic Con? Sta per finire questa Comic Con? Possiamo annunciare uno spin-off? Allora, stiamo pensando per uno spin-off, ma come ricorderai, sì, in realtà stiamo lavorando proprio ai tuoi due generi preferiti, che sono il western e i pirati. Fantastico. Quindi lo dedicheremo proprio a te. Che culo. Bello, che penso culo. Già che ti piaceranno da morire. Guarda, sarà una sfida. Ok. Quindi io spero di fare un western. Guarda, c'è motivazione, che non far cagare. Ok, no, ma io sono fiducioso. Vabbè. Te lo stroncherò malissimo, ma sono però fiducioso. Però la stima rimarrà la stessa. Assolutamente. Assolutamente. Stima, sarà la stessa stima, c'è poco. Quindi rimarrà alla grande. Non c'è problema. E nel mostrarvi una magliettina che si è recuperata la mia ragazza in fiera, direi che abbiamo visto tutto. Poi ci sono vari adesivi, segnalibri, robe varie, non vi ho mostrato tutto quanto, ma ringrazio tutti coloro che mi hanno omaggiati. Mi dispiace del fatto di essere andato un po' l'ultimo giorno, il 25 aprile, quindi tante persone non ho potuto incontrarle, non ho visto un sacco di colleghi e colleghi youtubers e content creator vari, però mi sono proprio goduto la fiera, è stato proprio bello. Io ero un po' morto perché erano due giorni che giravo per Napoli e mangiavo tantissimo. Napoli è meravigliosa, è assurdo, ho mangiato delle robe fantastiche, le frittatine mi sono rimaste nel cuore, però ho girato anche un sacco, quindi comunque sono arrivato lì che erano già due giorni che camminavo su e giù per Napoli, quindi ero già devastato, quindi avevo ritmi un po' rallentati, forse per questo alcune cose me ne sono un po' accannate, un po' perse. Ho dovuto fare una selezione perché, raga, non si poteva comprare tutto. Alcune cose poi mi sono mangiato le mani perché mi sono ricordato dopo che volevo recuperarle, però, raga, sarà per la prossima occasione. Comunque, per quanto mi riguarda, questo Comic Con, promossissimo, e sono strafelice di questa cosa, che veramente tutti quelli con cui avevo avuto modo di parlare, gli standisti, ho chiesto come è andato il Comic Con e tutti quanti mi hanno confermato che sono stati trattati benissimo, e questa è una cosa sacrosanta, cioè secondo me sacrosanta, perché nell'istante in cui dietro lo stand hai persone felici di essere lì e contente, trattate bene, tutta la fiera cambia improvvisamente, cambia totalmente. Quindi sono molto curioso, sono stracurioso di vedere il prossimo anno come andrà la versione a Bergamo. E non penso che ogni anno andrò al Comic Con, perché per me, io sono di Torino, andare fino a Napoli comunque è un costo, ma prima o poi ci tornerò assolutamente, e devo assolutamente tornare anche a Napoli perché sono un sacco di cose che devo vedere. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi lascio in descrizione la mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram, appunto alcuni link per cercare di recuperare un po' di questi fumetti, ce ne sono diversi secondo me veramente interessanti, spulciate, siate curiosi, e noi ci vediamo alla prossima.